sai come fare per conquistarli, beh, diventa veramente poi difficile ottenere dei risultati. Quindi questo è un'altra cosa che devi tenere in considerazione, riuscire a conquistare l'uomo giusto, devi prima trovarlo, l'uomo giusto. Quindi è evidente che se vuoi una relazione seria devi frequentare di un certo livello, magari con un uomo che abbia certe caratteristiche, devi frequentare degli ambienti dove è possibile trovarlo. Se vai nella discoteca di seconda mano, diciamo così, o di terza mano, periferica, della tua città, beh, difficilmente troverai la persona giusta. Gli ambienti, diciamo così, sono dei contenitori, per cui l'intellettuale magari lo trovi a seguire delle conferenze, dei corsi, delle cose, cioè se cerchi che ne so, una persona che magari abbia una certa consistenza economica, magari che ne so, frequenta dei circoli. Frequenta, poi ripeto, dipende sempre dall'obiettivo che tu vuoi, ma indipendentemente dall'obiettivo che tu hai, essere affascinante per una donna è veramente importante, perché essere affascinante comporta, diciamo, l'attrazione in modo naturale. Quindi ci sono delle cose che per fare una buona impressione, tra virgolette, sugli uomini devi imparare. La prima è che anche per una donna sembra una cosa banale, ma il senso dell'umorismo è fondamentale, è una caratteristica basilare. Il senso dell'umorismo non vuol dire che devi far ridere le persone, ma l'ironia, la capacità, diciamo, di generare emozioni positive è fondamentale anche per una donna, perché colpisce. Colpisce molto, anche la stabilità emotiva è uno stato d'animo positivo, devono rappresentare veramente una priorità, devi veramente sforzarti di apparire, diciamo, e di essere, tra virgolette, in uno stato d'animo positivo, perché se non riesci ad esserlo, difficilmente poi riuscirai ad ottenere risultati di qualunque tipo. Veramente diventa veramente difficile, diventa veramente complicato, se non impossibile, diciamo così, raggiungere la capacità di sedurre. Se vedi qualcuno, diceva Martin Luther King, senza un sorriso, regalagli il tuo. Quindi la capacità di far sorridere per una donna è veramente importante, perché spiazza comunque il maschio, lo spiazza moltissimo. Questo deve essere. E poi c'è un'altra cosa fondamentale nell'essere ironica, nella capacità di essere ironica, che puoi arrivare a penalizzare comunque attraverso l'ironia, perché la penalizzazione, cioè amplificare un pochettino, potremmo dire, i turbamenti, diciamo così, che il maschio vive, ad esempio la sua virilità, il suo orgoglio di maschio, gli dai subito un forte shock emotivo, gli dai subito un'emozione molto forte, e questa emozione molto forte che tu riesci a flashare, che tu riesci a dare, è veramente qualcosa di molto importante, perché è un'emozione, diciamo così, che ti permette, un'emozione forte, che però puoi somministrare soltanto attraverso l'ironia, attraverso il gioco, attraverso lo schernimento. Ad esempio, chiamarlo piccolino, beh, è un qualcosa di interessante, perché lui fa subito riferimento a, diciamo, alla sua cosa lì, quindi questa è un'altra cosa importante, no? Saperlo fare. Poi un'altra caratteristica che devono avere le donne è quella di, per essere affascinanti, per essere seducenti, di fare le cose che fanno, farle con passione. Diventare anche una fonte di ispirazione. Perché non c'è nulla davvero di più stimolante per un uomo, di avere